Grand Crust, The Wild Taste. Oggi prepariamo un piatto dal sapore orientale, pollo al curry con gamberi e riso basmati. Per preparare questa ricetta per 4 persone, avremo bisogno di una busta di gamberi rossi cinesi sgusciati 200 g Grand Crust, 4 controcosce di pollo disossate, 150 g di riso basmati, una cipolla tenera, mezzo porro, una carota, mezzo zucchino, mezzo bicchiere di vino bianco, mezzo cucchiaino di curry, mezzo bicchiere di latte di cocco, sale, pepe nero, olio d'oliva e un cucchiaino di farina di mais, opzionale. Per iniziare, puliamo le controcosce, saliamo e pepiamo gli scarti e li facciamo saltare in una padella con una goccia d'olio. Quando gli scarti sono dorati, aggiungiamo il vino bianco e lasciamo che l'alcol evapori. Per continuare, incorporiamo il bicchiere d'acqua e lasciamo cuocere a fuoco medio perché i liquidi si riducano e il sapore si concentri. In seguito, sciacquiamo il riso basmati, lo mettiamo in un pentolino e lo ricopriamo con dell'acqua leggermente salata. Il livello dell'acqua deve essere di un dito al di sopra del riso. Mettiamo il pentolino a riscaldare sul fuoco e quando inizia a bollire, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per 15 minuti. Quando è pronto, spegniamo, copriamo il riso e lo teniamo da parte. A questo punto, tagliamo le controcosce a strisce, saliamo, pepiamo e le facciamo saltare in una padella con un filo d'olio. Le teniamo da parte. Per continuare, sbucciamo la cipolla e mettiamo da parte alcune rondelle. Tagliamo la cipolla julienne e la facciamo soffriggere nello stesso olio che avremo usato per far saltare il pollo. Quando la cipolla si sarà ammorbidita, saliamo e pepiamo i gamberi. Li incorporiamo al soffritto e li facciamo saltare per un minuto. Aggiungiamo il pollo, il curry, il latte di cocco e lasciamo cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Nel frattempo, tagliamo il porro a julienne, la carota a dadi e li saltiamo in un wok con un po' d'olio per un paio di minuti. Tagliamo anche lo zucchino a dadi, lo incorporiamo al wok, saltiamo per altri 2 minuti e incorporiamo il riso per completare la cottura del tutto. A questo punto, il sugo che abbiamo preparato con gli scarti del pollo sarà cotto. Lo filtriamo, lo aggiungiamo al pollo e ai gamberi e verifichiamo che la salsa sia sufficientemente spessa. Se non lo fosse, possiamo darle più consistenza diluendo un poco di farina di mais in acqua fredda e aggiungendola allo stufato. È giunto il momento di impiattare. Collochiamo un poco di riso con verdure nel piatto e vi mettiamo sopra il pollo con i gamberi e il curry. Non ci resta che tagliare alcune rondelle di cipolla, metterle sopra il nostro pollo al curry con gamberi e riso e servire. Pronto da gustare!